Ufficiale, Zeman ha firmato ed è sulla panchina del Foggia per la quarta volta. Quali sono le emozioni di questo momento? Beh, sono emozioni bellissime perché fanno ricordare i momenti gloriosi della storia del Foggia. Chiaramente, insomma, i tempi sono cambiati, però tutte le volte che è passato da queste parti ha sempre costruito squadre con calciatori di valori, per cui adesso si investirà veramente su un potenziale, insomma, su giovani che promettono. Quindi questa è la speranza, in modo tale da non dover fare delle campagne acquisti mastodontiche come hanno fatto le altre squadre anche nel campionato passato. Insomma, si è visto che non sono riusciti ad ottenere risultati, vedi Catanzaro, vedi Bari, eccetera. Noi ci accontentiamo sicuramente di punti maggiori dei 51 di quest'anno. Se poi si rigiocheranno i playoff sarà ancora meglio. Insomma, è una grande emozione. Il grande assente è il grande presidente Casillo, che sinceramente, insomma, aveva conquistato i cuori di tutti anche nel periodo in cui non aveva cariche qui a Foggia. Grazie mille. Prego. È arrivato Zeman a Foggia e siederà sulla panchina rossonera per la quarta volta. Quali sono le sue emozioni in questo momento? Beh, sono contentissimo anche perché seguo il Foggia da quando ero bambino, quindi avendo vissuto Zemanlandia so benissimo cosa vuol dire poter riprovare queste sensazioni. È una festa per tutti, dopo 11 anni che Zeman andò a Pescara, e quindi l'abbiamo sotto sotto sempre aspettato in cuor nostro, quindi sarà molto bello sapere che ci saranno finalmente molti ragazzi, bambini che non hanno avuto la fortuna di vivere a Zemanlandia, e speriamo che possa essercene un'altra anche per loro e per tutti. Quindi non vediamo l'ora di vivere come sempre il calciomercato, il ritiro, l'entusiasmo di nuovo per aspettare la stagione. È un bellissimo giorno. A breve ci sarà anche l'ufficialità di Peppino Pavone, può essere anche lui il valore aggiunto di questo nuovo Foggia? Certo, Pavone e Zema è un binomio indissolubile, quindi loro devono agire in sintonia, e solo da questa alleanza di intenti, di visione del calcio che potrà poi nascere eventualmente, speriamo, un'altra Zemanlandia. Quindi aspettiamo a braccia aperte anche lui. Grazie mille. Ciao, forza Foggia. Zeman allo Zaccaria, quali sono le emozioni? Le emozioni sono grandissime e speriamo di fare un bel campionato e fare una bella squadra, perché Zeman è capace di fare queste cose qua, e ci dobbiamo divertire tutti quanti, questa è l'importanza, hai capito? E i tifosi devono seguire sempre la squadra e devono stare sempre vicini, e non bisogna tradicare le prime partite quando magari perde quello e quella, cerchiamo di fare le cose per bene. Si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Canonico, come nuovo presidente, ha iniziato bene secondo lei? Secondo me è iniziato bene, perché lui teneva intenzione di prenderlo anche a dicembre, mancanza di cose, Felix e quell'altro non andavano d'accordo, non ce l'hanno dato a nessuno. Adesso con questo qua, con la Vindus, si può sperare tante belle cose. Grazie. Prego. Ufficialmente iniziato l'atto quarto di Zeman sulla panchina rossonera, quali sono le vostre opinioni al riguardo? Beh, emozioni indescrivibili, perché davvero tornare Zeman a Foggia non se l'aspettava nessuno, siamo tutti emozionati e speriamo davvero che possa ritornare l'entusiasmo che mancava a Foggia da un paio d'anni e che possiamo tornare in Serie B, si spera, il più presto possibile. Per me la cosa importante è più che altro adesso, oltre ad aver preso l'allenatore, ma anche i giocatori, perché comunque Zeman non gioca in campo, può dare tutta la sua esperienza, però senza i giocatori non si va avanti. Secondo me questa è la cosa fondamentale, fare mercato insomma. Si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera, possiamo dire che è iniziato bene Canonico il nuovo corso da presidente del Foggia? Certo, si è presentato molto bene ai tifosi, ha tutto il nostro rispetto e speriamo, appunto, come diceva il mio amico, che possa fare anche un bel mercato. Speriamo che arrivino i giocatori, ma l'impressione che ci ha dato è quella che tiene molto a Foggia, tiene molto alla squadra, speriamo che lo possa dimostrare anche col passare del tempo. Grazie. Grazie a voi. Salve.